Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Il Signore sia con voi. Novena del Santo Natale. O mio caro Gesù, dolce bambino, che nel seno di Maria per noi scendesti, concetto dallo Spirito Divino, umile forma di servo anche rendesti. Deh, paga tanto eccesso e tanto amore, corrisponda per mente anche il mio cuore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Con Giuseppe e Maria, madre di Mica. O dolce mio Gesù, che visitasti Elisabetta e il grembo di Maria, e da Giovanni tanta grazia dasti, che nel ventre saltò per allegria. Deh, visita con la grazia tua divina, l'anima mia che è povera e meschina. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Con Giuseppe e Maria, madre pudica. Tanto dolore che piangono le mie colpe tutte l'ore,
sei benedetta tra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Con Giuseppe e Maria, madre pudica, o dolce di Gesù, monarca immenso, da una stella ero immagine palesato, con tre doni, d'oro, mirra e incenso, misteriosamente regalati. De, ricevi anche tu per cortesia le tre potenze dell'anima mia. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Con Giuseppe e Maria, madre pudica, dopo la morte, da guidarmi al cielo abbia la sorte.
e da quelli, congiuntile d'allegria, tra i dottori nel tempio ritrovato. De, fare solo te, certi in questo mondo, per ritrovarti in cielo, lieto e giocondo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Con Giuseppe e Maria, madre pudica, e il Verbo si fece carne. Preghiamo, concedi, o Dio onnipotente, che la nuova nascita del tuo Figlio secondo la carne ci liberi dalla schiavitù antica che ci viene sotto il giogo del peccato. Per Cristo nostro Signore. Amen. Dal libro del profeta Isaia. In quei giorni il Signore parlò ad Amos: chiedi per te un segno dal Signore tuo Dio, dal profondo degli inferi, oppure dall'alto. Ma Amos rispose: non lo chiederò, non voglio tentare il Signore. Allora Isaia disse: ascoltate, casa di Davide, non vi basta stancare gli uomini, perché ora vogliate stancare anche il mio Dio? Pertanto il Signore stesso vi darà un segno. Ecco, la Vergine concepirà e partorirà un figlio che chiamerà Emanuele, parola di Dio. Ecco, viene il Signore, Re della gloria. Del Signore la terra quanto contiene, il mondo con i suoi abitanti. È lui che l'ha fondato sui mari e sui fiumi l'ha stabilito. Ecco, viene il Signore, Re della gloria. Chi potrà salire il monte del Signore? Chi potrà stare nel suo luogo santo? Chi ha mani innocenti e cuore puro? Chi non si rivolge agli idoli? Ecco, viene il Signore, Re della gloria. Egli otterrà benedizione dal Signore, giustizia da Dio sua salvezza. Ecco la generazione che lo cerca, che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe. Ecco, Signore, alleluia.
sesto mese l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazareth a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: rallegrati piena di grazia, il Signore è con te. A queste parole la fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio, ed ecco concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande, verrà chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine. Allora Maria disse all'angelo: come avverrà questo, poiché io non conosco uomo? Le rispose l'angelo: lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato figlio di Dio. Ed ecco Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio, e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio. Allora Maria disse: ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola. E l'angelo si allontanò da lei. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. In questo quinto giorno della novena del Santo Natale ci viene proposta un altro annunzio. Ieri abbiamo ascoltato l'annunzio che l'Arcangelo Gabriele fa a Zaccaria e questa mattina l'annunzio del concepimento virginale della Madonna Santissima.
Gesù che ancora una volta vuole regnare, vuole incarnarsi nella vita di ciascuno di noi. Non diamo per scontato il Natale, cari fratelli e sorelle. Non basta preparare presepi, luci e cose varie per dire che è Natale. Facciamo in modo che, come Maria, siamo disposti a far nascere o a far rinascere Cristo nella nostra vita. E per fare questo dobbiamo veramente, come Maria, ecco, confidare completamente nel Signore. Come Maria dobbiamo, ecco, dire anche noi, sia fatta la tua volontà, sia fatto in me quello che tu hai detto. E solo così possiamo dire di poter celebrare, ecco, degnamente quello che è la celebrazione del Natale, come momento di grazia, come momento di conversione, come momento di incontro, non solo gli incontri che facciamo, ecco, nelle sere, nelle mangiate, nelle giocate, ma soprattutto quell'incontro che è l'incontro con Cristo che viene a visitare il suo popolo. Amen. Thank you.
preghiamo, santifica questi doni con la parola del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice di nuovo, le rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
ce l'ha